Sono stati premiati nella sala giunta di Palazzo San Giacomo con un encomio conferito dal sindaco Luigi De Magistris e dall'assessore all'ambiente Raffaele Del Giudice, gli agenti della polizia locale che con i dipendenti del servizio ciclo integrato delle acque e risorsa mare hanno consentito l'identificazione dei responsabili di uno sversamento illegale nel porticciolo di Mergellina. Grazie alla meticolosità e alla celerità dell'intervento che si è riusciti a risalire al punto esatto dove era avvenuto lo sversamento abusivo della sostanza e quindi facendo un lavoro a ritroso dallo sbocco in mare indietro fino a raggiungere l'esatto chiusino in cui era stato sversato il materiale e da lì poi con un accertamento mediante anche assunzione di informazioni sul posto e esame della videosorveglianza si è risaliti poi all'individuazione del responsabile dell'illecito. Con la segnalazione immediata che è giunta su tutti i canali e da tutte le persone, cittadini e istituzioni e con l'attività, con l'intervento immediato. E questo è successo e questo ci ha dato la possibilità insieme di trovare la fonte, il percorso e i responsabili di questo gesto insomma, sconsiderato. L'operazione è stata condotta nei mesi scorsi in collaborazione con l'ARPAC e la Guardia di Finanza. Questa è la garanzia che sul versante ambientale stiamo davvero facendo un buon lavoro. Poi ovviamente, come sapete, l'inquinamento marino ha una serie di componenti diverse e come sapete noi come Comune stiamo mettendo in piedi anche altri tipi di attività, come quello di controllare molto bene gli scarichi, l'operazione di oggi. Io sto coordinando anche un tavolo tecnico permanente sugli scarichi a mare. Grande appello ai diportisti che hanno un amore per il mare ma devono stare sempre più attenti ed ognuno di noi ad evitare di lasciar andare delle cose che nell'acqua proprio non devono andare. Un grande lavoro di squadra ma soprattutto l'occasione per dimostrare alla cittadinanza il valore e la grande professionalità degli agenti del corpo della polizia locale e il nostro grande impegno nel potenziare strumenti e soprattutto fare in modo che la legalità passi attraverso un lavoro da parte degli agenti della polizia locale sempre più forte e ovviamente la crescita civile e culturale di tutta la Napoli.